Buongiorno professor Rappuoli, sono Lorenza Pieri, faccio la scrittrice, sono una ex studentessa dell'Università di Siena. Per inclinazione professionale ovviamente sono interessata a tutto quello che riguarda la narrazione e in questo periodo mi interessa soprattutto quello che viene raccontato intorno ai vaccini. Siamo bombardati di storie di ogni tipo, spesso storie dell'orrore riguardo agli effetti collaterali dei vaccini. Forse molto meno bene viene raccontata la tecnologia che viene utilizzata e anche il modo in cui questi vaccini sono efficaci. E vorrei chiedere a lei, che è un esperto, qual è la storia migliore, la storia vera a cui credere riguardo ai vaccini. Grazie. Sono Rino Rappuoli e ho passato i miei ultimi 40 anni a sviluppare i vaccini. Secondo me i vaccini sono forse la scoperta più importante che l'umanità ha mai fatto. È una conquista di civiltà che sta al pari, se non più grande, delle piramidi egiziane, dell'energia atomica, dell'era moderna, dell'internet e così via. Basta pensare che non tanto tempo fa, un secolo fa, nel 1900, più o meno due bambini su tre spesso morivano prima di arrivare a 5 anni. E oggi non succede più. Oggi viviamo fino a 80 anni. Gran parte di questo è dovuto alla conquista delle malattie infettive, su cui i vaccini hanno avuto un grandissimo ruolo. Quando uno pensa al secolo scorso, 300 milioni di morti dal vaiolo. Oggi quella malattia non esiste più. La poliomielite è scomparsa. Tutte cose che non ci ricordiamo più. Oggi con la pandemia sappiamo, siamo assolutamente coscienti che l'unico modo per riconquistarci la libertà che questo virus ci ha tolto è la vaccinazione. La vaccinazione che ormai sta andando, che è stata sviluppata grazie alle nuove tecnologie a un tempo di record e che sta funzionando benissimo e dove in Israele, in Inghilterra e negli Stati Uniti sono andati già avanti nella vaccinazione, vediamo che essenzialmente sta scomparendo la pandemia, piano piano la stiamo conquistando. I vaccini sono stati sviluppati a un tempo di record, sono tutti efficaci, sì, perché abbiamo tanti vaccini buoni e buonissimi, storciamo un po' il naso perché AstraZeneca forse non è così, c'è qualche effetto collaterale, uno su un milione, ma ricordiamoci che tutti i vaccini che sono stati sviluppati contro il Covid sono efficaci al più del 90%, a volte il 100%, nel prevenire la malattia grave, l'ospedalizzazione, la morte. Sono un tool incredibile che possono ridarci la salute, ridarci la libertà e far ripartire l'economia. I vaccini sono una grande conquista, difendiamoli perché sono una delle più grandi cose che l'umanità ha mai sviluppato.